Sembro uscita dal Polo Nord, ma fa veramente freddo qua in casa, quindi sono ricorsa al Nepal, ma comunque, ciao! Oggi nuovo video in cui vi porto con me in cucina e oggi proveremo a fare insieme un dolce ungherese che ho visto fare, ho aiutato a fare molto spesso in famiglia, ma che non ho mai fatto completamente da sola, quindi sarà la mia primissima volta. Il dolce in questione è il Makosh Bagley, una sorta di rotolo di pasta non proprio frolla, però ha una consistenza comunque friabile e all'interno il ripieno è di semi di papavero. Mi piacerebbe fare un piccolo rotolo di bagli e con l'impasto avanzato fare invece dei piccoli kifli, quindi diciamo delle mini porzioncine di pasta ripiene con i semi di papavero. Per prima cosa parto con lo scaldare il latte, dopo ci aggiungerò il lievito e lo zucchero, lo metterò da parte e mi dedicherò al ripieno che deve cuocere per qualche minuto e poi mi occuperò della pasta. Allora, io ci ho messo 3 cucchiai di zucchero, però forse ora che ci penso sono troppi. Però di zucchero nell'impasto ce n'è praticamente niente, quindi spero che non sia troppo dolce. Già che col papavero ho fatto un disastro qua in cucina perché mi è caduto un po' in giro. Ah, non è un ingrediente molto facile, il papavero. Poi tra l'altro io avevo i semi. Di papavero non avevo i semi macinati, che è una cosa importante comunque, quindi vabbè, li ho dovuti macinare a modo mio. Adesso lavoro la farina con il burro. Mia mamma e mia nonna usano sempre la margarina, ma io in casa uso il burro, quindi farò col burro. In pratica questa è una cosa abbastanza facile, che è quella che faccio anche con i focaccia, ovvero lavorare il burro con la farina cercando di sbriciolarlo. E poi l'impasto sembrerà tipo sabbia bagnata. A questo punto ci metto l'uovo e il latte, quello con il lievito. Non so quanto debba andare spessa, speriamo che basti così. Adesso ci mettiamo un po' di impasto, cioè di ripieno, volevo dire. Adesso arriva la parte più difficile, che lo dobbiamo arrotolare, cioè io lo devo arrotolare. Oh mamma. Ok, mi sembra che si sia già rotto. Forse è un falso allarme, non lo so. Non malvagissimo, dai. Pensavo peggio. Avrei potuto dividere l'impasto perfettamente in due e fare due rotoli così, però volevo provare a fare anche i kifli. Adesso non so come verranno, perché non so molto come dovrei farli. Però non so quanto dovrebbe. Non so quanto deve essere grande la pasta. Boh. Lo so che non è un quadrato, ma vediamo come. Non so nemmeno quanto papavero dovrei metterci, questo è il punto. Se così è troppo, boh. Intanto il casino. Non si vede nemmeno nell'inquadratura, ottimo direi. Va bene. Sì, cioè, lo arrotolo così e tipo. Adesso un po' capisco perché mia nonna odia farli. Vabbè, non sembra malvagio. No, dai, è carino. Un piccolo kifli. Comunque alla fine ero preoccupatissima perché era troppo liquido il papavero. Però mi sembra che si sia addensato bene cuocendolo ancora un po'. La cosa bella secondo me dei kifli è che esca un po' di ripieno. Adesso non perché li sto facendo male io, però è bello che si veda comunque un po' che cosa c'è dentro. Adesso non so qua in Italia quanto sia diffuso il papavero, cioè i dolci col papavero qua ne ho visti raramente, a volte tipo sopra i muffin, però come decorazione. Mentre in Ungheria ci sono tanti dolci con i semi di papavero, ma anche dei piatti salati in realtà.
Adesso non ricordo se mia nonna usa anche un goccio di latte nell'uovo, io vado di uovo e basta. Così si dorano per bene. Poi adesso chiamo mia mamma e le chiedo quanto deve stare in forno e a che temperatura. Dunque, io li ho cotti una mezz'oretta. Mi sembrano bruciati. Mia mamma dice che devono avere questo colore, però a me sembrano bruciati. Il rotolo poi vabbè, si è aperto tutto e si è spaccato così e mi viene da piangere, cioè perché hai dovuto fare una roba del genere? Mentre i kifli pensavo che si sarebbero aperti molto di più, è rimasto tutto dentro, solo il bagel che si è rovinato così. Wow, che luce meravigliosa in questa cucina. Comunque, ancora non posso tagliare i bagel perché è troppo caldo, quindi devo aspettare che si raffreddi un po', se no rischio di che si sbricioli tutto. Però potrei assaggiare un kiwi e vedere se intanto è buono. Magari cerco di prendere uno dei più brutti, tipo questo qua. Per me è bruciato. Il sapore è molto buono. Secondo me è leggermente troppo cotto, non è proprio bruciato, però un po' troppo cotto secondo me. Però il sapore c'è ed è quella la cosa più importante secondo me, visto che era la prima volta che li facevo da sola. Adesso spero che il bagel abbia un aspetto un po' più bello. In teoria è quello che si è cotto giusto, perché all'esterno deve essere dorato, mentre all'interno, avete visto, si è spaccato, si vede che l'interno è cotto. È giunto il momento di provare a vedere come è venuto il bagel, visto che abbiamo constatato che i kefir dovevano cuocere meno. Vediamo come è venuto il bagel. Oh, nice! Forse dovevo aspettare ancora un po' per tagliarlo, che lo vedo molto friabile. Ma io ho fame, è ora di merenda. Questo è come dovrebbe essere il bagel. Non vuole mettere a fuoco la macchinetta. Comunque mi ritengo abbastanza soddisfatta per essere il primo tentativo, perché comunque c'è la chiocciola, si vede. Allora, prendiamo un bel tagliere dove esporli per fare poi qualche bella fotina. Beh, dai, per essere il mio primo tentativo non è malvagio. Sì, sto cercando di autoconvincermi, però sono soddisfatta, dai. Perdonate la luce pessima, ma questo è ciò che offre la cucina. Adesso sappiamo che non posso filmare a pomeriggio inoltrato, visto che sono le 5 proprio in questo istante, quindi perfetto, ho la mia merendina per il tè delle 5. Per essere il mio primo tentativo da sola, sono in parte soddisfatta perché il bagel tutto sommato è venuto bene, nonostante si sia rotto in superficie, mentre i kifli sono venuti troppo cotti, però errore mio che non ho pensato al fatto che avrei potuto cuocerli separatamente, visto che i kifli sono piccolini e cuociono più velocemente rispetto al rotolo. Però adesso lo so e per le prossime volte migliorerò. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo domani con un altro video. Ciao!